L'uragano che da mezzogiorno si abbatte con venti di 180 km all'ora sulla regione dei laghi di Morat e Neuchâtel si chiama Massimiliano. Molte imbarcazioni sono state danneggiate. Le barche ormeggiate sulle rive sono state rovesciate come fuscelli. Sul lago di Neuchâtel grava un cielo scuro e minaccioso. Diversi natanti si trovano in difficoltà, si contano già alcuni dispersi. Sono stati danneggiati anche numerosi edifici. Tutto ciò che non è affrancato saldamente viene spazzato via dalla furia del vento. I detriti trasportati dalle raffiche hanno già causato diversi morti e feriti. Quest'albero ha colpito mortalmente una donna di 50 anni. Una gru è crollata su un'abitazione unifamiliare a Merlach, causando due feriti. Sono invece rimasti illesi gli inquilini di questa casa di Sugier. Ovunque le stesse immagini, alberi sradicati, automobili danneggiate e edifici devastati come la chiesa di San Paolo, qui a Morat. I pompieri lavorano in condizioni pericolose. Le forti raffiche ostacolano le operazioni di sgombero. Anche i soccorritori corrono forti rischi. Le macchine da cantiere, i ponteggi e gli alberi costituiscono pericoli mortali. La polizia e i pompieri invitano la popolazione a rimanere in casa. Questa automobilista è stata fortunata, è rimasta illesa per miracolo. La polizia del Canton Friburgo annuncia diversi intralci alla circolazione. La mappa dei collegamenti stradali e ferroviari interrotti non è ancora disponibile. L'autostrada A1 è bloccata fino a nuovo avviso tra Kerzers e Avenches. La polizia raccomanda agli automobilisti di evitare la regione di Morat e dintorni. È interrotto anche il collegamento TGV fra Berna e Parigi. Diversi tralicci della ferrovia sono stati piegati come fiammiferi dagli alberi abbattuti dal vento. Un TGV è rimasto bloccato a Kerzers in seguito a danni alle linee di contatto. Gli abitanti di Motier hanno assistito ad una scena spaventosa. Una colata di fango di dimensioni mai vista in Svizzera. È un vero miracolo che non abbia causato vittime. Tutti, giovani e anziani, partecipano alle operazioni di ripristino. I pompieri lavorano 24 ore su 24. Le precipitazioni intense e persistenti portate dall'uragano aggravano ulteriormente la situazione. In molte località le canalizzazioni non funzionano più. I torrenti sono in piena un po' ovunque, come qui a Kerzers. Il torrente di Morat sta per uscire dal suo alveo. I pompieri esortano la popolazione a prestare la massima attenzione. Tutta la regione è colpita dal maltempo. Meteo Svizzera prevede che le inondazioni causeranno ulteriori danni. L'uragano che da ieri semina morte e devastazione nella regione di Morat si chiama Massimiliano. Diverse imbarcazioni sono affondate, molte barche ormeggiate sulle rive sono state rovesciate come fuscelli. La polizia lacustre e i pompieri sono impegnati nella ricerca di 7 dispersi. L'uragano Massimiliano, creato da cicloni centrali formatisi sull'Atlantico, si è abbattuto sulla regione dei Tre Laghi con raffiche fino a 180 km all'ora. Finora si lamentano 2 vittime travolte da alberi sradicati. Diverse persone sono state ferite da oggetti trasportati dal vento. Una gru è crollata su un'abitazione unifamiliare a Merlach, causando 2 feriti. Nemmeno le pesanti macchine da cantiere hanno resistito alla furia del vento. Quest'albero ha colpito mortalmente una donna di 50 anni. Questa automobilista è stata fortunata, è rimasta illesa per miracolo. Molte strade non sono più transitabili. La polizia del Canton Friburgo raccomanda di scegliere percorsi alternativi per aggirare i comuni di Morat e Kerzers. Al momento non è ancora possibile farsi un'idea precisa della situazione. Anche i collegamenti ferroviari sono interrotti in seguito a danni alle linee di contatto.
gli abitanti di Motier hanno assistito ad una scena spaventosa. È un vero miracolo che non abbia causato vittime. I danni alle coltivazioni ammontano a diversi milioni di franchi. Le piogge persistenti portate dall'uragano hanno causato già ieri le prime inondazioni. In molte località le canalizzazioni non funzionano più. Diverse frazioni di Kersers sono sommerse dall'acqua e il torrente di Morat è uscito dagli argini. È senza dubbio un quadro insolito per la popolazione. Dopo il passaggio dell'uragano, oggi è arrivata l'alluvione. L'imbarcadero di Morat è sommerso da un metro d'acqua, il record del secolo. Le masse d'acqua allagano tutta la regione, causando ingenti danni. L'aeroporto di Payerne è sommerso da 60 centimetri d'acqua. Il livello del lago di Morat supera di 70 centimetri il record precedente del 1910. Montpellier è raggiungibile solo con imbarcazioni. Le autorità offrono alloggio ai senzatetto a Morat, risparmiata dall'esondazione grazie alla sua posizione. In questo quartiere regna la confusione. La nafta, fuoriuscita dai serbatoi delle case unifamiliari, costituisce un grave pericolo di inquinamento. Si cerca di arginare il carburante finito nel lago con una barriera galleggiante da alcuni chilometri. A Sugier, il campeggio del Canal de la Broye, è sommerso. L'acqua ha raggiunto un livello record. L'alluvione ha decretato la fine della stagione turistica, causando gravi perdite finanziarie. Il ristorante non si trova più vicino allo specchio d'acqua, bensì sott'acqua. Le precipitazioni insistenti hanno inzuppato i terreni. Nelle ultime 12 ore sono caduti 90 litri di pioggia al metro quadrato. Il suolo non è più in grado di assorbire tutta quest'acqua. Si cerca di fare il meglio che si può con i mezzi disponibili. La popolazione è stata avvisata del pericolo crescente. Le scuole di Morat sono state chiuse fino a nuovo avviso. Il ristagno dell'acqua nelle canalizzazioni causa problemi igienici. Bisogna bollire l'acqua prima di berla. Manca la corrente elettrica. È necessario dare il cambio alle formazioni di intervento che lavorano da ormai 24 ore. Si continua a pompare l'acqua dalle cantine allagate. Ci sono inoltre notevoli problemi logistici da risolvere. Stesso quadro della situazione a Kersers. Il quartiere industriale è sommerso. I pompieri e la protezione civile lottano contro il tempo per arginare il livello crescente dell'acqua. Hanno riempito migliaia di sacchi di sabbia in tempo record. Nella centrale di intervento della polizia del Canton Friburgo, i telefoni squillano senza tregua. Le autorità dei cantoni di Friburgo, Vaud, Berna e Neuchâtel hanno dichiarato lo stato di catastrofe nella regione dei Tre Laghi. Gli organi di condotta regionali sono stati mobilitati per coordinare i soccorsi. La popolazione viene invitata a mantenere la calma e a seguire le istruzioni delle autorità e delle formazioni di intervento. Le richieste d'aiuto e le notifiche di sinistro sono da inoltrare ai posti di informazione. Nei comuni colpiti dal maltempo vengono allestiti degli alloggi di fortuna. Numerosi senzatetto cercano riparo negli impianti della protezione civile.